Secondo i dati ufficiali, in Romania vivono oltre 500.000 rom. In realtà sono molti di più, circa 2 milioni, il 10% della popolazione. La maggior parte rifiuta di dichiararsi etnicamente, altri non hanno documenti. Con l'entrata della Romania nell'Unione, i Rom sono diventati la più grande minoranza etnica in Europa. I Rom europei sono 12 milioni. Hanno ancora tanti problemi. Per risolverli avranno bisogno del sostegno di tutti i cittadini europei. Ferentari, 120.000 abitanti, è il quartiere più povero e pericoloso di Bucarest. Qui i Rom sono l'80%. A novembre hanno protestato perché il comune ha tagliato l'elettricità. Lungo le strade di fango, le vistose case dei più ricchi affiancano misere baracche. I Rom sono ancora estremamente poveri e molti di loro sopravvivono grazie ai sussidi sociali. Ci sono ancora numerosi abusi da parte della polizia nei confronti della comunità Rom. Si registrano ancora atti razzisti e atteggiamenti discriminatori, soprattutto da parte delle autorità locali. Le condizioni poste dall'Unione Europea hanno costretto il governo romeno a garantire ai Rom tutti i diritti di una minoranza nazionale, a partire da quelli culturali, a difesa della lingua e delle tradizioni. Il Ministero dell'Educazione è una delle istituzioni che più ha lavorato a livello politico per migliorare le condizioni dei Rom. Ci hanno riservato posti speciali alle università e nelle scuole superiori. Ci hanno dato la possibilità di insegnare e imparare la lingua Rom. Per lungo tempo, però, il punto debole è stata la segregazione nelle scuole. Qualcosa, però, ha cominciato a cambiare. Faccio la maestra in questo istituto di Serulești, la prima scuola bilingue in Europa dove si insegna sia in rumeno che in lingua rom. Amare Romenza, che significa con i Rom, è un'organizzazione no profit, civica e non governativa. Siamo attivi in diversi settori, sia a Bucarest che nelle campagne, in comunità tradizionali come questa. Ci occupiamo soprattutto di avviamento professionale e di educazione. In Romania i Rom furono schiavi per 5 secoli, fino al 1856. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il maresciallo Ion Antonescu li deportò in Transnistria, dove ne morirono 35.000. Un quinto erano bambini. La monarchia romena era alleata dei nazisti, che in Europa sterminavano tra i 200.000 e gli 800.000 Rom. Durante il regime comunista, i Rom ebbero finalmente accesso all'educazione e al mercato del lavoro. Allo stesso tempo, però, subirono continui tentativi di assimilazione forzata. Dopo il 1989, il cammino della Romania verso l'Europa è coinciso per i Rom con la riscoperta della propria identità. Adesso temiamo che il governo romeno, finalmente entrato in Europa, non faccia più nulla di concreto per migliorare la nostra situazione, soprattutto dal punto di vista sociale. Rischiamo di tornare nell'oblio se verrà a mancare la pressione internazionale.